Ci sono partite da giocare, altre da vincere, poche alternative ai tre punti in casa Barletta, perché dopo il pareggio pirotecnico contro il Casarano al Puttilli, la Cavise, passata di misura a Molfetta, è nuovamente in fuga a più 4 sulla squadra di Mister Farina. Per mantenere uno spiraglio aperto nei giochi al vertice, i biancorossi contro la Fregolese dovranno necessariamente portare a casa l'intera posta in palio. La classifica però nasconde le insidie di un incrocio comunque pericoloso. Gli uomini di Bitetto, reduci dal poker subito dal Brindisi, sono alla ricerca di punti in chiave salvezza. Guai dunque a sottovalutare la Fregolese. Parola di Michele Scaringella. Al di là del risultato contro il Brindisi, arrivato a questo punto del campionato, sappiamo che tutte le squadre che stanno lottando per la salvezza devono raccogliere punti in casa. Quindi, così come la Fragolese, tutte le squadre che si trovano lì daranno, come dire, filo da torcere a tutte. Quindi ma noi siamo sereni perché abbiamo preparato alla grande questa partita e andremo lì a fare la gara e con l'obiettivo di portare a casa i 3 punti. Scaringella, che proprio contro il Casarano è riuscito a sbloccarsi, firmando la rete del momentaneo 2-2. Emozioni forti per l'attaccante ex Nocerina, che ora non vuole fermarsi. Mi metto a completa disposizione dei miei compagni, del mister, di tutto lo staff e a volte sì, come hai detto tu, capita che anche sotto porta non ho quella lucidità giusta, però sono contento del gol che è arrivato in quella partita, in quel momento, e spero di dare continuità a tutto questo. È un'emozione unica perché comunque forse è stato uno dei pochi gol segnati con tutta questa gente, quindi non fa solo che piacere e onore. Come nel match di andata, intanto Mister Farina non sarà in panchina. Il tecnico, fermato dal giudice sportivo, salterà anche il derby contro il Brindisi in programma mercoledì 15 marzo. Ancora un turno di squalifica da scontare, l'ultimo per Matteo Di Piazza, mentre vietata in extremis la trasferta in terra campana ai tifosi biancorossi. Alla base della decisione del prefetto di Napoli, episodi legati alla gara contro il Casarano.